Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vedremo altre domande di diritto del lavoro e legislazione sociale per concorsi della pubblica amministrazione, in particolar modo per il concorso 1858 posti INPS. A norma di quanto dispone l'articolo 6 della legge 977-1967, tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, è possibile adibire adolescenti a lavori che comportano esposizione ad agenti chimici? No, salvo il caso di indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa. A norma di quanto dispone l'articolo 6,3 della legge 164-1975, qualora l'impresa abbia fruito di 12 permessi consecutivi di integrazione salariale ordinaria, può essere proposta una nuova domanda per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, sì, quando sia trascorso un periodo di 52 settimane di normale attività lavorativa. A norma di quanto dispone l'articolo 6, legge 604-1966, da quando decorre il termine per impugnazione del licenziamento, dalla comunicazione del licenziamento. A norma di quanto dispone l'articolo 63 del decreto legislativo 165-2001, impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia e nella causa di sospensione del processo? No, non è causa di sospensione del processo. A norma di quanto dispone l'articolo 66 del decreto legislativo 276-2003, il contratto a progetto, in quale caso la sospensione del rapporto comporta una proroga della durata del contratto? In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. A norma di quanto dispone l'articolo 68 del decreto legislativo 151-2001, a quanto ammonta l'indennità giornaliera di materia delle coltivatrici dirette? Alle coltivatrici dirette spetta una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato. A norma di quanto dispone l'articolo 7 del decreto legislativo 276-2003, le regioni possono istituire appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati, sì, sentite l'associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative relativamente agli operatori pubblici privati che operano nel proprio territorio. A norma di quanto dispone l'articolo 72 del decreto legislativo 276-2003, il compenso aspettante ai soggetti che svolgono prestazioni di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. A norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 61-2000, in caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto in precedenza di cui l'articolo 5,2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio a tempo pieno nei 6 mesi successivi a detto passaggio. A norma di quanto dispone l'articolo 8 del decreto legislativo 61-2000, la mancata comunicazione alla DPL di cui all'articolo 2,1 secondo periodo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 15,49 lire 30.000 per ciascun lavoratore interessato per ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione con la disoccupazione dell'INPS. A norma di quanto dispone l'articolo 8 del decreto legislativo 81 del 2015,
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione personale già dipendente con rapporto al tempo pieno, sì, se occorre un'unità produttiva e site nello stesso ambito comunale, nonché a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione a tempo parziale nel rapporto di dipendente a tempo pieno. A norma di quanto dispone l'articolo 8 della legge 877-1973, come sono attribuiti i lavori a domicilio? Sono attribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultato dei contratti collettivi alla categoria. A norma di quanto dispone l'articolo 8 della legge 977-1967, tutela dei lavori. Lavoro dei minori e degli adolescenti minori ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visite mediche periodiche? Sì, per tutta la durata del rapporto lavorativo. A norma di quanto dispone l'articolo 8 della legge 977-1967, tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti minori devono essere sottoposti a visite mediche? Sì, sia prima di essere ammessi al lavoro sia durante lo svolgimento del rapporto lavorativo. A norma di quanto dispone l'articolo 8 della legge 977-1967, tutela del lavoro di minori e degli adolescenti, i minori prima di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visite mediche, sì, per accertare l'idoneità lavorativa all'attività di cui devono essere adibiti. A norma di quanto dispone l'articolo 8 del decreto legislativo 66-2003, lavoratore deve beneficiare di un intervallo di perpausa se l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore. A norma di quanto dispone l'articolo 8 del decreto legislativo 66-2003, in quale caso il lavoratore ha diritto a beneficiare di un intervallo per pausa quando l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore? A norma di quanto dispone l'articolo 9 del decreto legislativo 66-2003, il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive. Quando deve essere goduto di regola di riposo settimanale, deve essere goduto di regola in coincidenza con la domenica. A norma, quando dispone l'articolo 9 del decreto legislativo 66-2003, il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive. Quando deve essere goduto di regola di riposo settimanale, deve essere goduto di regola in coincidenza con la domenica. A norma di quanto dispone l'articolo 9 del decreto legislativo 81-2015, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fronte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti e datori di lavoro, i lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno. A norma di quanto dispone l'articolo 51 del CCNL del comparto funzioni locali in merito al trattamento economico normativo del personale con contratto a tempo determinato, è corretto affermare che il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto a un periodo di prova non superiore a 2 settimane per i rapporti, durata fino a 6 mesi, e di 4 settimane per quello di durata superiore. A norma di quanto prevede il TUPI, chi provvede ad instaurare procedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente qualora la sanzione applicabile sia licenziamento con preavviso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. A norma di quanto prevede il TUPI, con riferimento alle forme e ai termini del procedimento disciplinare, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, il dipendente deve essere sentito a sua difesa. Sì, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, il dipendente deve essere sentito a sua difesa. A norma di quanto prevede il TUPI, i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo, sì, mediante l'uso di cartellini identificativi o targhe da apporre presso la postazione di lavoro. A norma di quanto prevede il TUPI, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante di uno stato di malattia è obbligato a risarcire il danno d'immagine amministrazione, sì, nonché il danno patrimoniale. A norma di quanto prevede la legge 260-1949,
Al lavoratore che eccezionalmente presti la sua opera durante una festività, spetti, oltre al normale retribuzione globale giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, retribuzione per il lavoro espletato, remunerazione per il lavoro festivo. A norma di quanto prevede la legge 160/1949, durante le festività il lavoratore è dovuto alla normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. A norma di quanto prevede la legge 160/1949, datore di lavoro che violi la normativa prevista in materia di ricorrenze festive è soggetto a erogazione di sanzione amministrativa. A norma di quanto prevede la legge 160/1949, nel caso in cui la festività cada di domenica, il lavoratore ha diritto, oltre alla retribuzione normale, ad un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera perché è privato di un giorno di riposo. A norma di quanto prevede l'articolo 19 del CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare anche il termine finale del rapporto di lavoro, sia in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. A norma di quanto prevede l'articolo 19 CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, tra l'altro, la posizione economica iniziale. A norma di quanto prevede l'articolo 19 del CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, tra l'altro, la durata del periodo di prova. A norma di quanto prevede l'articolo 19 del CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di lavoro. A norma di quanto prevede l'articolo 19 del CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, tra l'altro, la tipologia del rapporto di lavoro. A norma di quanto prevede l'articolo 19 del CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, tra l'altro, la categoria e il profilo professionale di inquadramento. A norma di quanto prevede l'articolo 19 del CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, tra l'altro, la sede di lavoro. A norma di quanto prevede l'articolo 19 del CCNL del comparto funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, tra l'altro, la tipologia del rapporto di lavoro. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL del comparto funzioni locali, decorso alla metà del periodo di prova, l'ente può recedere dal rapporto di lavoro, sì, con obbligo di motivazione. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL del comparto funzioni locali, decorso il periodo di riprova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il ricorso dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL del comparto funzioni locali, decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, dipendente si intende confermato in servizio con il ricorso dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL comparto funzioni locali, durante il periodo di prova l'amministrazione può recedere il rapporto di lavoro, sì, decorso la materia del periodo di prova senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL, il comparto funzioni locali, il periodo di prova può essere rinnovato, prorogato o no. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL, il comparto funzioni locali, il periodo di prova, in caso di assenza per malattia è sospeso, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL, comparto funzioni di casi, nel caso di decesso del dipendente durante il periodo di prova, la retribuzione corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei e la tredicesima mensilità ove maturati. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL del comparto funzioni locali per i dipendenti inquadrati nella categoria B, la durata del periodo di prova è di 2 mesi. A norma di quanto prevede l'articolo 20 del CCNL del comparto funzioni locali, per i dipendenti di categorie diverse da A e B, la durata del periodo di prova è di 6 mesi. A
A norma di quanto prevede l'articolo 2099 del Codice Civile, la concreta determinazione della misura della retribuzione può essere stabilita anche dal giudice, sì, può essere stabilita dalla contrattazione collettiva, dall'accordo delle parti e dal giudice. A norma di quanto prevede l'articolo 2099 del Codice Civile, la concreta determinazione della misura della retribuzione può essere stabilita dalla contrattazione collettiva, dall'accordo delle parti e dal giudice. A norma di quanto prevede l'articolo 28 del CCNL, comparto funzioni locali, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la durata di ferie dopo 3 anni di servizio è di 28 giorni lavorativi. A norma di quanto prevede l'articolo 28 del CCNL, il comparto funzioni locali, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la durata delle ferie dopo 3 anni di servizio è 32 giorni lavorativi. A norma di quanto prevede l'articolo 28 del CCNL, il comparto funzioni locali, ferie dipendenti sono monetizzabili, no, non sono monetizzabili. A norma di quanto prevede l'articolo 28 del CCNL, il comparto funzioni locali, ferie siano un diritto rinunciabile, no, sono un diritto irrinunciabile. A norma di quanto prevede l'articolo 28 del CCNL, il comparto funzioni locali, qualora non sia possibile il godimento delle ferie nell'anno in cui esse sono maturate, è possibile il loro invio all'anno successivo, se in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire le ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile nell'anno successivo a quello di spettanza. A norma di quanto prevede l'articolo 31 del CCNL del comparto funzioni locali, dipendente per il proprio matrimonio ha diritto a un permesso retribuito di 15 giorni. A norma di quanto prevede l'articolo 31 del CCNL del comparto funzioni locali, in quale delle seguenti situazioni sono concessi ai dipendenti dei permessi retribuiti lutto per il coniuge. A norma di quanto prevede l'articolo 31 CCNL nel comparto funzioni locali, in quale alle seguenti situazioni sono concessi al dipendente permessi retribuiti partecipazioni ad esami. A nome di quanto prevede l'articolo 31 del CCNL, nel comparto funzioni locali, quali giorni di permesso retribuito possono essere concessi al dipendente per la preparazione dei concorsi? 8 giorni all'anno. A nome di quanto prevede l'articolo 31 del CCNL, nel comparto funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono concessi al dipendente in caso di lutto per affine entro il primo grado? 3 giorni per evento. A norma di quanto prevede l'articolo 31 CCNL, nel comparto funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono concessi al dipendente in caso di lutto per il coniuge? 3 giorni per evento. A norma di quanto prevede l'articolo 31 CCNL del comparto funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono concessi ai dipendenti in caso di lutto per parente entro il secondo grado? 3 giorni per evento. A norma di quanto prevede l'articolo 31 del CCNL del comparto funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono concessi ai dipendenti in occasione del proprio matrimonio? 15 giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni dalla data di matrimonio. A norma di quanto prevede l'articolo 33 bis del CCNL, comparto funzioni locali, ai dipendenti possono essere concessi permessi brevi. Tali permessi non possono superare le 36 ore annue. A norma di quanto prevede l'articolo 36 bis del CCNL, comparto funzioni locali, al dipendente possono essere concessi permessi brevi, tali permessi non so possono superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero. A norma di quanto prevede l'articolo 36 bis del CCNL del comparto funzioni locali, le ore non lavorate, in conseguenza di permessi brevi, possono essere recuperate entro il mese successivo. A norma di quanto prevede l'articolo 33 bis del CCNL del comparto funzioni locali, le ore non lavorative in conseguenza dei permessi brevi devono essere recuperate entro il mese successivo. A nome di quanto prevede l'articolo 36 bis del CCNL del comparto funzioni locali, le ore non lavorative in conseguenza dei permessi brevi devono essere recuperate entro il mese successivo.
A norma di quanto prevede l'articolo 36 del CCNL, il comparto funzioni locali, il dipendente non in prova, assente per malattia, diritto alla conservazione del posto, sì, per un periodo di 18 mesi. A norma di quanto prevede l'articolo 36 del CCNL, il comparto funzioni locali, l'assenza per la malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza a norma all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. A norma di quanto prevede l'articolo 36 di CCNL del comparto funzioni locali, l'assenza per la malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza di norma all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica. A norma di quanto prevede l'articolo 36 CCNL, il comparto funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli enti locali assente per la malattia della durata di un anno, l'intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi, 90% della retribuzione fissa mensile per i successivi 3 mesi. A norma del CCNL, comparto funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli enti locali assente per la malattia per i primi 9 mesi di assenza, l'intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse ricorrenti, l'esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato. A norma di quanto prevede l'articolo 36 del CCNL, comporto funzioni locali, quale retribuzione spetta al dipendente degli enti locali di assente per la malattia da 12 mesi per i successivi 6 mesi di assenza, il 50% della retribuzione fissa, ivi comprese le indennità fisse, correnti con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato. Il video per ora termina qua, per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche.